primo approccio è stato con la grafica. Non sono un fotografo, non mi considero tale. La fotografia è arrivata dopo, è arrivata nel 2000. Mi hanno portato a una mostra di un fotografo di moda e lì sono rimasto folgorato, diciamo. Ma la cosa che mi è piaciuta subito è che non avevo mai visto delle gigantografie vere, non dei poster, ma proprio della fotografia in bianco e nero, molto grande. Diciamo che ho cominciato da solo. Poche persone mi hanno insegnato qualcosa, in particolare una, gli inizi, proprio i rudimenti della fotografia. Poi ho assaggiato, prima di arrivare al mise-en-scène, cioè le foto che faccio adesso, ho cominciato con la fotografia paesaggistica, dei ritratti a persone, amici che conoscevo, insomma, ho toccato un po' tutto della fotografia. Poi ho cominciato a scoprire la foto inscenata. La foto mi piaceva molto, seguire le orme, le seguo tuttora, di Erwin Olaf o di Gregory Crutzen o altri fotografi del mise-en-scène. Ho già in mente che cosa sarà la foto, ce l'ho ben presente fino dal momento in cui disegno lo scatto, cioè il progetto ha una sua linea che devo seguire, cerco di seguire, quindi non faccio un viaggio alla scoperta di qualcosa, ma è proprio tutto ben stabilito. Poche cose lascio alla casualità, se non per motivi che non riesco a controllare, però cerco di seguire tutto il processo. I criteri per cercare i miei personaggi che interpretano la mia fotografia, cioè le mie opere, diciamo così, possono essere due, principalmente una, quella di trovare le persone per la strada. Faccio dei casting, anche se questo è abbastanza difficoltoso, realizzare dei casting con un certo numero di persone. Però non è che mi immagino vorrei una persona alta, bionda, mi lascio un po' sorprendere, forse è l'unico aspetto che non cerco proprio così in modo ossessivo in una persona, deve avere per forza i capelli biondi, se no mi deve trasmettere un carattere, cioè il proprio carattere me lo deve trasmettere e io devo cercare di trasmettere quel carattere nelle fotografie che faccio. Cerco di mettere tutto l'impegno possibile, è una cosa, mi ritengo anche un artigiano, non metto soltanto artigianalità nel mio lavoro. È proprio qualcosa che mi piace, lavorare il cartone o il legno, realizzare le scenografie. O disegnarmi le tappezzerie, perché non riesco mai a trovare quello che mi piace in commercio, allora me le disegno e le faccio stampare, ovviamente sono finte, non sono veramente tappezzerie. Comunque è proprio un processo dopo la progettazione che mi piace, anzi non so se mi piace più la fotografia o realizzare quello che c'è dietro. Mi piace veramente molto tutto l'aspetto, in verità. Cerco di non pormi limiti nella progettazione. Cerco di sviluppare il più possibile senza avere barriere di tipo economico o realizzativo. Poi in fase di sviluppo dell'idea comincio a ridimensionare. Poi cerco di progettare tutto, dalla scenografia alle pose, persino delle persone che dovranno tenere, dell'inquadratura, eccetera, e poi arrivo proprio alla fase di produzione, cioè fare lo scatto vero e proprio. La fase di post-produzione, che non sempre utilizzo, dipende da progetto a progetto. Non nego di non usare strumenti di ritocco fotografico,
ma cerco se è possibile di fare il più possibile durante la produzione della fotografia. Dame di cartone è nata per caso, stavo realizzando cromofobia, ero da un laboratorio sartoriale e abbiamo acquistato i tessuti, uno di questi tessuti in mano alla sarta risultava rigido, non aveva vestibilità. E la frase è stata: questo tessuto non va bene, è di cartone, per indicare la rigidità. E da lì, mentre ritornavo, rientravo dal laboratorio sartoriale, ho cominciato a macinare questa idea e subito ho visto praticamente, non dico proprio la foto intera, un po' sfocata, però volevo divertirmi a fare lo stilista, e quindi il cartone è molto più facile, avere una relazione bidimensionale che realizzare con un tessuto tridimensionale. Il resto è stato facile, mi sono molto divertito. Diciamo che questo è un progetto che volevo riprendere, infatti uno dei miei prossimi lavori sarà sicuramente ancora con il cartone, con la carta. Dico sempre che il materiale che mi piace più è il legno, è il materiale più duttile, il materiale più costa anche relativamente poco, però la signora carta è qualcosa che mi piace, è una cosa molto preziosa, anche perché se ne usa sempre meno per fortuna, e però ha questo aspetto tattile che cerco di far percepire attraverso le foto della carta o del cartone. Proprio in questi giorni sto pubblicando sul mio sito il mio ultimo lavoro, che si chiama 1503. È un progetto ispirato a ritratti del Rinascimento e a un pittore in particolare di quell'epoca. Il mio prossimo lavoro è ancora con il cartone. Non vedo l'ora di lavorare con il cartone. Adesso sono solo alla fase progettuale, sto ancora disegnando quelli che sono i vestiti, eccetera, e spero di riuscirlo a pubblicare nei primi mesi del 2011. Cerco sempre di ispirarmi il meno possibile agli attuali fotografi o fotografi del passato. Cerco di dare una mia impronta, ma so che è una cosa molto difficile. Sono agli inizi e spero che arriverà un giorno di avere un'impronta riconoscibile, non solo da me che le ho fatte, ma anche da altri.